presentiamo, ripresentiamo questa oggi pomeriggio, si intitola Tu non tacere, è uscito all'inizio dell'anno e anche questo prende spunto da una storia che è realmente accaduta, però non solo, se posso permettermi di dire questa cosa. Carta Carbone è il festival dell'autobiografia. Io penso, non a torto, di poter dichiarare che Tu non tacere è il libro più autobiografico, in un modo o nell'altro, di questo festival. La storia inizia con un uomo che ha un incidente stradale, viene investito, questo incidente stradale è provocato da una persona che scappa, quindi da un pirata della strada, quest'uomo viene prontamente soccorso, ha ancora i segni vitali ci sono tutti, risponde prontamente, però dopo 4 anni di calvario tra ospedali e casa muore. Il figlio Lorenzo, che si sta laureando in medicina, vuole vederci chiaro su quella situazione, vuole delle risposte, non si dà pace e si mette alla ricerca della verità per capire innanzitutto se il papà sia stato davvero curato bene, se qualcosa sia andato storto, se i medici abbiano fatto davvero tutto quello che dovevano fare. Il libro nasce da un po' di curiosità e nasce da un po' di passioni, nel senso che la cosa che più mi interessa in assoluto, a parte l'orto, ma insomma, quello fa poco testo, la cosa che più mi interessa, chiamiamo così, insomma, intellettualmente, è ragionare attorno al corpo, la salute, la direzione che è la salute, no? E ad aprile sono stato invitato a Roma dalla Lorenzo Di Benedetto. No, ho fatto questa cosa strana, no? Interessante ma strana. Era una giornata sui falsi miti attorno alla medicina, no? E quindi hanno provato, portando tutte le teste pensanti di un macrosistema, io non avevo mai visto gran parte di quelli che stanno attorno alla sanità, un sistema gigantesco, chiunque fa mente locale dovrebbe capire che siamo di fronte a una struttura complessa, piena di cose, e mi hanno invitato lì, pur sapendo avevo scritto un libro che parlava anche di errori medici, no? Tra l'altro sono qua l'ufficio stampa della Lorenzi, poi ho raccontato questa storia di fronte insomma a 800 illustri, un po' tesi personaggi, e il motivo per cui mi hanno chiamato, ovviamente non perché parlassi solo di, ma perché ragionassi, cioè dicessi, no? Proprio questo dell'incrocio di croce, no? Cioè la gente comune, ma anche in parte gli operatori della sanità, fanno poca mente locale, non danno il peso corretto al fatto che passa tutto attraverso il corpo. Non so perché il corpo è l'unica ricchezza che abbiamo veramente, non so perché la malattia è un'esperienza intima, umana, complessa, molto forte, no? Ma perché proprio lì passa tutto, passa le aspettative di vita, per esempio, quindi sono un sistema pensionistico, per dirne una, no? Passano l'8% del PIL nazionale, più un altro 2,5% di spesa sanitaria o privata, cioè il 10,5% della ricchezza nazionale passa attraverso tutta la ricerca farmacologica e chimica avanzata, le biotecnologie, cioè passano delle questioni grandissime, no? E allora a loro piaceva che si desse spazio, si dicesse, si raccontasse che con tutti i suoi limiti, alle volte anche limiti evidenti, qualcuno ha parlato, voglio dire, test del sistema, non sono degli oppositori, dicendo sì, sappiamo che è complesso, non abbiamo un modello, per esempio, in prospettiva di una sanità che affronti l'invecchiamento così intenso, prolungato della propria popolazione, non abbiamo un modello, non c'è un modello che possa serenamente ragionare sui prossimi vent'anni. È una storia che è particolare perché è una storia che ci riguarda in prima persona, perché potrebbe capitare anche a noi quello che è capitato al papà di Lorenzo e a Lorenzo, alla famiglia di Lorenzo. Poi ad un certo punto però questa storia, che è una storia tratta da qualcosa che è realmente accaduto, che mi sembra sia anche stato, abbia subito un processo. Stato giudicato. Esatto. Si è intersecata con la tua storia personale. Come? Allora, anche questa è una cosa abbastanza strana del libro. Cioè è accaduto che stavo, insomma,
quasi tutto il libro, quindi quello che avevo fatto fino a prima era leggere le cartelle cliniche, anzi non in realtà cartelle cliniche, ma insomma leggere gli atti, no, pubblici del... Sì, perché questo libro però nasce da una ricerca anche profonda. Sì, ho lavorato con un'azienda che fa questo. No, due anni, quanto hai lavorato? Quasi due anni. Sì. Quasi due anni per uscire. In molti casi, questo, quello che ho raccontato è il caso che mi ha colpito di più. La storia vera è la storia di una, un po' come c'è nel libro, c'è la storia di una famiglia, un accadimento accaduto in Lombardia, quindi non molto lontano da qui, pirata da strada, un incidente, pronto soccorso, non si accorgono subito della frattura quinta sesta vertebra cervicale, quando intervengono dopo 10 ore è uscito un midollo spinale e non riesco a fare più nulla. Ci sono in realtà non 4 ma 6 anni di addirittura di patimento, poi per soffocamento. Quello che resta, e quindi io non so nulla della famiglia vera se non questi dati generali, ho visto soltanto la perizia legale, tutto il resto romanzo, e quello che mi colpiva nella storia, così sentita, però è affascinante narrativamente, quello che accade in una famiglia, le strategie di risposta a un evento, no? Quindi mi interessava capire come uno rielaborava la nuova e nuova percorso, la madre, i fratelli. Quindi nella realtà, come nella realtà c'era un figlio grande, c'era una madre che non voleva, come nel libro, cosa è vero, riprendere in mano la questione, gli altri due fratelli, e ciascuno in base alla propria età, in base alla propria così, sensibilità, ma anche immaginazione, rielabora questa assenza. Ed è un libro, da questo punto di vista, che racconta come la vita ritrova, come tutti i fiumi, ritrova un altro percorso. Tanto che Lorenzo si interroga nel tuo libro se lo fa per vendetta o per rispetto al padre, no? Dice una cosa che secondo me va sempre detto in questi casi, che una persona cara quando muore gli è dovuto sapere perché è morto, no? Tanto che poi la sorella, la più piccola, cioè la seconda, la più piccola di lui, quando si scopre che cosa è accaduto dice, e si rasserena, e dice mio padre rispetto alla morte era innocente, cioè non se l'è cercata.